Benvenuti all'Ippodromo Francone, un evento in realtà voluto e organizzato dal Comune di San Francesco al Campo per due motivi fondamentali, potremmo dire. Innanzitutto per formalizzare, ufficializzare per la prima volta davanti agli amici giornalisti l'acquisizione della seconda tappa del Giro d'Italia 2024, che per noi è un evento straordinario, ne parleremo dopo con i nostri relatori. Saranno a San Francesco al Campo, Sant'Orio d'Europa, in programma domenica 5 maggio 2024. In realtà è una notizia che conosciamo già da più di un mese, è già uscita su tutti i giornali, però questa è la prima occasione in cui il Comune desiderava ufficializzare l'acquisizione di questa tappa. San Francesco al Campo sarà città di tappa 2024. Il secondo motivo è quello per cui sono qui i rappresentanti delle associazioni di San Francesco al Campo, che sono per noi un tessuto sociale molto importante, molto numeroso, ed è la condivisione che il Comune e l'Ippodromo Francone vogliono fare con loro di questo evento, perché il Giro d'Italia, la tappa, non sarà una questione dell'Ippodromo Francone, non sarà una questione del Comune, sì, saranno questioni perché ci sarà parecchio da lavorare, però sarà una festa per tutta la comunità, non sarà una cosa nostra, ma sarà di tutti. Quindi lavorerete tutti, no, scherzavo, nel senso quindi saremo coinvolti, sarete coinvolti tutti, perché il Giro d'Italia offre enormi possibilità, enormi opportunità, innanzitutto dal punto di vista della festa, della gioia, perché è bellissimo, siamo cambiati molto in tanti decenni nella nostra storia d'Italia, ma il Giro d'Italia è qualcosa che ci fa rimanere sempre come eravamo un tempo, no? Quando, come cantava chi era Paolo Conte, no? Con i nostri sangue le aspettavamo parte. Quindi sarà una festa per tutti, per i bambini, per le scuole, per le associazioni che avranno la possibilità di inserire nel loro calendario molti eventi griffati da Giro d'Italia, e entreremo in un cartellone, ce ne parlerà poi Monica, in cui tutti saremo chiamati a fornire idee, proposte, tutto ciò che potrà rendere particolarmente bella questa festa. Non ultimo, ma ne parleremo per ultimo insieme ai nostri amici Fulvio e Maurizio, il Giro d'Italia è anche una grande opportunità dal punto di vista della ricaduta economica che avviene sul territorio. Ecco, questo è lo scopo della nostra serata. Io direi, per non perdere tempo, darei subito la parola al nostro sindaco Diego Coriasco, che sarà il primo sindaco della storia a far partire una tappa del Giro di Trenza, Diego, con tutto quello che ti è capitato, il primo sindaco della storia a far partire una tappa del Giro d'Italia San Francesco al Campo. C'è in realtà un precedente, credo che Diego ne parlerà, ma io l'ho già visto, Diego, però non so se lo sapete, ma il Giro d'Italia, la partenza del Giro d'Italia viene data dal sindaco del paese, del Giro della tappa, dal sindaco del paese, Alberto Rostagno, sindaco di Rivarolo, lo sa perché ha fatto Casiluni l'anno scorso, due Giro d'Italia fa, con una storica bandiera rosa del Giro d'Italia. Ecco, questa bandiera in realtà è già passata in San Francesco al Campo, perché a giugno, anche se non tutti l'hanno saputo, perché è molto meno famoso, è passata di qua, è partita di qua, è la seconda tappa, se non sbaglio, del Giro Next Gen, che era quello che un tempo, per i meno giovani, con pochi capelli o bianchi, si chiamava Giro d'Italia del 23, prima ancora Giro d'Italia di 30 anni. Quindi un gradino solo. Però Giro d'Italia è un altro cosa, vero Diego? Sicuramente. Prego. Allora, te la parola. Grazie Andrea. E faccio che ringraziare Andrea, perché lui sempre così riesce a così a coinvolgere tutti nelle varie serate che va a modulare, diciamo così. Quindi grazie veramente della tua presenza qua stasera, grazie dell'ospitalità al presidente del Velodromo Francone Davide e Francone appunto, e grazie a tutti voi, grazie, vedo questa sera mi fa veramente piacere vedere quasi tutte le associazioni di San Francesco al Campo, presidenti o suoi delegati, quindi siete venuti, avete accettato il nostro invito così del Comune. Vado così proprio per accelerare a leggere due cose. Allora, buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Questa serata è molto importante per San Francesco al Campo ed è speciale anche per me. Il 5 maggio 2024 avremo l'onore di ospitare la partenza di una tappa del Giro d'Italia e io personalmente avrò l'onore e il piacere di essere il primo sindaco del nostro comune a dare il via sul nostro territorio a una tappa del Giro d'Italia uomini professionisti, dopo la bellissima esperienza del Giro Next Gen 2021, appunto.
No, del 21 giugno scorso, era l'altro anno, sono già... Il tempo corre velocissimo. Ma questa serata è speciale per me, anche e soprattutto perché sono qui con voi. In una conferenza stampa ufficiale, ma al tempo stesso in una sorta di incontro informale con i miei concittadini, con i miei amici. Infatti, la seconda tappa del Giro d'Italia 2024, la San Francesco al Campo, Santuario d'Europa, non sarà una questione soltanto del Comune, non sarà una questione soltanto del Velodromo Fercone, che pure farà un lavoro enorme per l'organizzazione, ma sarà la tappa di tutta la comunità sanfranceschese. Sarà la tappa dei bambini e dei ragazzi, delle scuole, per i quali sarà una grande festa. Sarà la tappa delle associazioni, che potranno proporre i loro eventi in un modo straordinario e speciale. Sarà la tappa di tutti i cittadini che saranno chiamati ad essere turisti. Qui ho fatto una dimenticanza, ringrazio anche la presenza qui stasera della dirigente scolastica, la professoressa Vione, grazie, rappresentante dei due plessi scolastici, sia Costa che Calvino. Due sono stati i fattori fondamentali per ottenere questa importante assegnazione. Innanzitutto, il grande impegno della Regione Piemonte, e qui ringrazio naturalmente il presidente Alberto Cirio, ma soprattutto l'assessore allo sport Fabrizio Ricca, il cui ruolo è stato fondamentale. Con l'assessore Ricca, in questi anni il nostro comune ha instaurato un ottimo rapporto di collaborazione. Per questo siamo onorati che l'assessore Ricca abbia riconosciuto il valore della nostra amministrazione comunale. Siamo un comune piccolo, siamo persone semplici, ma quando c'è da rimboccarsi le maniche per raggiungere un obiettivo, siamo sempre in prima linea. E poi il secondo fattore è l'esperienza del Velodromo Fercone, dimostrata in quasi 30 anni di attività ininterrotta e concretizzatosi nell'organizzazione di grandi eventi nazionali ed internazionali, comprese anche diverse tappe dello stesso Giro d'Italia in Piemonte e nel Canavese. Una realtà della quale dobbiamo essere orgogliosi, perché è diventata un importante punto di riferimento non solo per il ciclismo nazionale ed internazionale in tutte le sue discipline, ma anche per il suo ruolo di volano al servizio di tutto il territorio. Il Velodromo Francone è molto più che sport, è un gruppo di lavoro con una visione ampia e manageriale che opera quotidianamente per creare opportunità e contribuire a valorizzare sempre più il Canavese e questo angolo di Piemonte. Per questi motivi, del resto, il Comune di San Francesco al Campo non avrebbe ottenuto l'assegnazione della tappa. Proprio per questo il Comune affida al Velodromo Francone una parte importante dell'organizzazione della tappa, dal punto di vista tecnico, logistico e della comunicazione. Il Comune sarà in prima linea, ma il sostegno del Velodromo sarà determinante e sono sicuro che insieme faremo un ottimo lavoro. Ma per questo dovremo impegnarci tutti noi, come Comune, naturalmente, ma la festa sarà davvero perfetta solo se anche voi, anche le associazioni, vi lascerete coinvolgere dalla passione del giro, sapendo che abbiamo una grande opportunità. Il Giro d'Italia, infatti, non è soltanto uno straordinario evento sportivo, sociale e di costume, è anche e soprattutto una grande occasione per creare valori ad ogni livello, d'immagine ed economico, con importanti ricadute sul territorio. E sono sicuro che tutti insieme sapremo cogliere questa grande opportunità. Ancora grazie della vostra partecipazione questa sera qui e buon giro a tutti. Grazie Diego, grazie Sindaco. Io approfitterei inizialmente, non era in scaletta, però abbiamo il Vice Sindaco che è una sorta di, diciamo, di presidio tra il Comune e il Presidente Provinciano. Spero che tu non avessi pensato qualcos'altro di butto nella piscina. Non ho pensato a niente. No, perché ti hanno messo anche il cavaliere, quindi devi parlare, se no se ti hanno scritto devi dire qualcosa. No, approfitto prima di passare la parola al Presidente di Velodromo Francone, Davide Francone, che, Davide, non so se ti è stato chiaro, ma siamo fregati, perché Diego appena mollato l'organizzazione della TAP. Diego, però, oltre ad essere vice sindaco di San Francesco, è stato, lo è ancora, anche se ovviamente per ovvie ragioni
in posizione minore rispetto al passato, però un nome importante del gruppo Moscone che ha contribuito a farlo crescere in questi anni. Accenneremo più tardi con i nostri amici all'aspetto della ricaduta economica, però tu anche a livello imprenditoriale, per ciò che hai visto in questi anni, sai che vuol dire molto. Ora ti chiedo di parlare da sindaco, cosa possiamo aggiungere a ciò che ha detto Diego 1? Il vice Diego che cosa ci può dire di questa esperienza? Perché tu hai fatto parte del loro fin dall'inizio, quindi c'è anche molta emozione, suppongo. Sì, buonasera a tutti, grazie Andrea. Effettivamente penso di essere l'anello che collega l'amministrazione con col velodromo Falcone. Io ho passato più di 20 anni qui al velodromo Falcone e di conseguenza praticamente ho visto nascere il velodromo Falcone, ho visto organizzare le prime gare e mi ricordo ancora sempre Carlo Martinetto, all'inizio che aveva tanto entusiasmo, però di esperienza purtroppo come velodromo non avevamo. Eravamo partiti pronti via con una tappa della Coppa del Mondo organizzata qui a San Francesco e a un certo punto ci siamo trovati una cosa più grossa di noi, perché arrivavano atleti da tutte le parti del mondo. Uno parlava una lingua, l'altro parlava un'altra, noi dovevamo sistemarne nei vari alberghi, mi ricordo che eravamo andati tutti nel panico. Ma Carlo Martinetto con il suo ottimismo, ricordo che diceva non c'è nessun problema. E una cosa che mi è rimasta impressa di Carlo e che probabilmente è quello che ci ha portato oggi ad avere la partenza di una tappa del Giro d'Italia, era una frase che eravamo proprio lì seduti in campo, eravamo rimasti quel giorno lì, si era fatto un concorso proprio per quella manifestazione dei ragazzi delle scuole medie. Finita la premiazione, finito il rinfresco e tutto, siamo rimasti lì io e lui. E lui doveva fare quella famosa operazione che poi purtroppo non è servita. Ma col suo ottimismo dice, ma adesso faccio questa operazione qua e per 20 anni rifaccio tagliando, io sono a posto e poi organizzeremo un sacco di cose. E una cosa che mi era rimasta impressa, io l'ho guardato e poi a un certo punto ho detto, ma... E lui dice, ma ricordi Diego, perché noi... Per noi non è impossibile niente, potremmo organizzare qualsiasi cosa. Io mi ricordo che l'ho guardato e ho detto, va bene l'ottimismo, però... E proprio partendo da quelle frasi di Carlo Martinetto, siamo arrivati a oggi ad avere l'onore di avere una partenza di un Giro d'Italia, del Giro d'Italia. Io penso che ancora oggi tutti noi non ci rendiamo neanche conto cosa posso dire, io ho visto dall'amico Alberto Rustagno quando ha organizzato sia l'arrivo del giro di una tappa del giro e sia la partenza, e c'era il mondo quel giorno a Rivarolo. Teniamo presente che noi abbiamo la fortuna di avere la partenza di domenica, quindi molto probabilmente ci sarà ancora più gente. Quindi tutti noi dobbiamo goderci questo giro. Questo non è il giro dell'amministrazione, questo non è il giro della ciclistica Francone, ma è il giro di tutti i cittadini di San Francesco al Campo. Quindi io vi chiedo, ma veramente, di partecipare tutti dobbiamo dare tutto quello che possiamo, perché non possiamo sbagliare. Abbiamo il mondo che ci guarda, abbiamo televisioni da tutte le parti del mondo che quel giorno lì saranno qui a San Francesco al Campo. Quindi dico, è un'occasione che tutti noi non possiamo perdere. E anzi, sono sicuro che San Francesco anche questa volta dimostrerà che anche se è un piccolo comune, ma faremo bella figura. Tutto qui. Grazie. Toccato un pezzetto di storia del velodromo, risolvendola anche fin troppo in fretta, visto la necessità. C'è da dire una cosa, che il velodromo Falcone ha citato la prima generazione Martinetto, poi stasera presenteremo anche la terza generazione Martinetto coinvolta nel velodromo, ma siamo arrivati al Giro d'Italia, però in mezzo ci sono state cose straordinarie. Credo che dopo quel colloquio, no, forse era stato più o meno contemporaneo, arrivò la Coppa del Mondo, non dimentichiamo. 2000. In mezzo ci sono state tantissime altre cose.
Al di là della fretta, della necessità di essere sintetico, credo che Diego sia opportunamente passato sul Social Italia, perché diciamocelo, signori, per quanto tutto ciò che possa essere organizzato, compreso l'Olimpiade, il Giro d'Italia è il Giro d'Italia. Quindi, per un appassionato di ciclismo, raggiungere il top è la corsa rosa. Potremmo anche dire gialla, ma magari ne parliamo un anno prossimo. Però diciamo, raggiungere il top è la corsa rosa. Questo unisce i veri appassionati di ciclismo a tutta la popolazione italiana che magari il ciclismo non lo conosce, ma quando passa il Giro d'Italia c'è qualcosa di straordinario. Questa è l'importanza del percorso che è stato fatto dal velodromo, nonostante tutto ciò che è di straordinario nel frattempo realizzato in quasi 30 anni di vita. A questo punto passiamo alle dolenti note, cioè al fatto che ci toccherà lavorare e anche solo. Davide Francone, presidente del velodromo, prego. Sì, buonasera a tutti, comincio anche io con i ringraziamenti. Ringrazio prima di tutti i giornalisti e le testate giornalistiche che sono qui questa sera. Alcuni mi hanno contattato direttamente per avvisarmi che sarebbero venuti in qualità di amici del velodromo, questo mi fa enormemente piacere, quindi grazie mille a tutti voi che avete partecipato e che state partecipando a questa conferenza. Un secondo ringraziamento va alle associazioni e alla scuola, perché vi anticipo che avrete un ruolo fondamentale in questo giro d'Italia, in questa tappa, quindi preparatevi, ahimè e ai voi vi toccherà. No, sarà, come diceva prima Diego, sarà un'opportunità da cogliere, sarà un'opportunità che dovremo sfruttare tutti, che dovrete sfruttare tutti. Il volano che genera il Giro d'Italia è sempre molto, molto importante. E poi non posso che ringraziare l'amministrazione, ringrazio Diego e tutta l'amministrazione di San Francesco, che ha scelto il velodromo come partner per l'organizzazione della tappa. È stato demandato a noi tutto quello che è la parte logistica, organizzativa e di coordinamento della tappa. Ci fa molto piacere, lo accennava prima Diego nel suo discorso, non è presunzione, ma penso che se il giro è arrivato a San Francesco, se la Regione Piemonte ed RCS hanno deciso di assegnare il giro a San Francesco, un po' di colpa ce l'ha il velodromo. E questa colpa ce la prendiamo molto volentieri, ci prendiamo le responsabilità e collaboreremo assolutamente molto volentieri col Comune e con tutte le realtà, locali. Dicevo prima che il giro è un'opportunità per tutti e si porta dietro tante, tante cose. E anche la possibilità di creare rapporti, secondo me. Ci sono due persone a cui tengo particolarmente, che sono Alberto e Elen, perché secondo me sono anche il simbolo di quello che è stato il passato. Rivarolo, come San Francesco, nel 2022 ha deciso di appoggiarsi al velodromo per organizzare la tappa e con loro è nata una bellissima amicizia. Secondo me i rapporti di amicizia, questi rapporti che si creano, sono anche un'eredità del Giro d'Italia. E lo stesso le associazioni dovranno creare questi rapporti di amicizia e di collaborazione con le altre associazioni del territorio. Questo è uno degli obiettivi e secondo me dell'eredità che lascia anche una tappa del Giro d'Italia. L'hai citato prima, manca una persona qui, è covizzato, quindi non c'è questa sera. Io ho preso l'eredità di Giacomino Martinetto da quest'anno, però senz'altro se ci siamo qui e se il velodromo oggi è riuscito ad avere la tappa insieme al Comune di San Francesco, lo si deve anche alla lungimiranza e alla capacità che ha avuto Giacomino in questi anni di progettare, di andare avanti, di credere in un mondo. Noi arrivavamo dalla pista, ci siamo spostati sulla strada. Oggi ci siamo spostati anche sul fuoristrada, sul ciclocross, ci stiamo muovendo a 360 gradi e senz'altro io ho preso questa eredità di Giacomino molto pesante e vado molto fiero, sono orgoglioso, so che continuerà ad essermi vicino come è stato quest'anno e quindi vi chiederei un applauso per Giacomino. Ancora solo due cosette, così non mi dilungo oltre, magari un pochettino più tecniche che possono interessare anche ai giornalisti, un po' più tecniche proprio sul discorso della tappa. La tappa partirà da dentro il velodromo, c'è stato il sopralluogo qualche settimana fa da parte di RCS, non è stato un sopralluogo semplice, sono stati qua dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, perché loro assolutamente non volevano montare dentro, loro sono arrivati per montare fuori, perché loro non montano su erba, c'è il rischio comunque del tempo, e quello bisogna dire che l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni e anche le conoscenze che abbiamo avuto con RCS ci ha permesso di andare a mediare,
è stata un po' lunga la trattativa e tutto, ma alla fine monteranno all'interno del campo, quindi tutte le attrezzature che saranno ospitali della partenza sarà tutta dentro al campo, e senz'altro anche dal punto di vista televisivo sarà tutta un'altra realtà rispetto a vederlo fuori. Quindi tutta l'area, come dicevo, di partenza sarà dentro al campo. Sono altre due zone importanti, che sono quella commerciale, che verrà allestita invece sui due parcheggi qui all'esterno del velodromo, mentre tutta l'area bus e squadre, l'area team, sarà tutta al centro commerciale, continuerà di lì fino a finire al cimitero. Pensate che sono 22 i bus delle squadre, una ventina di ammiraglie, e quindi i mezzi impegnati sono veramente, veramente tanti. Ancora solo due cose, dicevamo prima, fondamentale, il giro è di RCS, RCS Sport, Gazzetta dello Sport, è la società che organizza il giro. L'esperienza che abbiamo avuto negli anni passati con RCS personalmente mi ha fatto crescere molto, ci si rapporta con una realtà professionale, tutti noi che facciamo parte di associazioni lo facciamo comunque a livello amatoriale, lì ci si confronta con una realtà professionale, e per quello che è fondamentale, sarà fondamentale il ruolo di Monica e Pietro, che sono stati come velodromo e come comune individuati come le persone che dovranno coordinarsi e coordinare le associazioni, proprio perché sarà fondamentale stilare un calendario comune, ma anche sottoporlo al RCS, perché il RCS impone determinati crismi, determinate caratteristiche, proprio perché comunque ci sono determinati stili, determinati rapporti da mantenere. Quindi è importante che ogni associazione non vada per suo conto, ma che si rapporti sempre con noi, con Monica, con Pietro, con il comune, proprio per riuscire a fare una cosa condivisa. Come sarà fondamentale anche l'apporto di Andrea Somia, che ringrazio per essere qui questa sera, che curerà tutto quello che è la parte di comunicazione, sia per conto del comune che per il velodromo, che sarà un soggetto unico fondamentalmente, perché curerà quindi tutto quello che è il discorso di comunicazione della tappa e rapporti di comunicazione con RCS. Ultima cosa, è un'opportunità al giro, è un prodotto commerciale però fondamentalmente, quindi dopo Maurizio e Fulvio illustreranno anche quali possono essere gli svolti commerciali, le opportunità commerciali di un giro. Detto questo, non posso che ringraziare ancora il Comune per l'opportunità che ci dà, speriamo di ripagare la fiducia che ci hanno accordato, e speriamo veramente di collaborare bene con tutte le associazioni e che portiate idee, noi siamo aperti assolutamente a tutto, quindi vi aspettiamo con idee e progetti che sono assolutamente da noi condivisibili, e per goderci questo giro che è fondamentalmente una festa. Tutto il pre-giro, poi c'è la tappa, ma anche il dopo giro deve essere una festa per San Francesco. Solo di aggiungere una cosa, se sei d'accordo, mettendomi magari nei panni di chi tra le associazioni non ha mai assistito effettivamente a una tappa, perché noi siamo abituati a dire già l'Italia, parte da lì, arriva lì, andiamo a vederlo lungo la strada, quando passa battiamo le mani. Ed è una cosa bellissima, il famoso Paolo Conte che saltava sui sandali. Però, ecco, Davide mi sta dicendo queste cose, scusami se lo preciso, ma perché magari l'abbiamo dato per scontato. Chi di voi non ha mai visto una partenza o un arrivo? A volte io stesso l'ho scoperto con gli amici di Riverolo l'anno scorso, e il giro è una festa proprio per ciò che si organizza. Quando Davide diceva abbiamo ottenuto con molta fatica la partenza del velodromo, è un colpo enorme, perché la partenza di una tappa è una grande festa. Noi vediamo solo i ciclisti che passano, qui invece li vediamo arrivare, li vediamo firmare, ce li presentano. Ci sarà una carovana, ci sarà, chiedo scusa, un grandissimo casino, perché sarà veramente una grande confusione, ma sarà una festa. Quindi paradossalmente dopo ci vai, Davide. Aggiungo una cosa, sì, che ho scoperto ieri sera Rivarolo, che è stato presentato il libro, sarà la prima volta che un giro parte da un velodromo. Non è mai successo in 100... Diego, primo sindaco. Sei anni di giro, non è mai successo con la tappa. Qualcosa non rispondibile. Allora, ritorno sempre a Carlo Martinetti, sì. Per noi nulla è impossibile. Nulla è impossibile, esatto. Quindi, allora, come ha giustamente detto Davide, il giro è anche, non tanto per noi che facciamo festa, non tanto per noi che lo vediamo come festa, però anche se non si vede, apparentemente il giro conta un'enorme ricaduta. E non è solo la ricaduta di immagine, perché ci riprendono in TV, per quanto questo sia fondamentale.
Ci sono dei numeri, ci sono studi molto precisi, statistiche molto precise, perché per chi organizza il giro per l'LCS, questo ovviamente è un affare, è un grande affare che muove anche l'economia italiana. Questi numeri sono stati sintetizzati ultimamente dai nostri Maurizio e Fulvio. Ho avuto molto di memoria su Fulvio, come si chiama Fulvio, e ce li presenteranno e ci parleranno un po' di queste, di questi numeri. Buonasera, noi diamo i numeri. Allora, cos'è il Giro d'Italia? Do solo numeri spot, poi magari entriamo più nello specifico nel lato economico. 22 squadre, 176 corridori, 21 tappe, 45 giorni consecutivi di presenza della carovana sul territorio, 2.300 persone coinvolte nella preparazione, 207 paesi in cui la tappa è trasmessa, 750 milioni di spettatori in tutto il mondo che guardano quel giorno là, magari non saranno tutti collegati, ma anche fosse solo un decimo di quelli, sono tantissimi che guardano San Francisco al Campo e la partenza del velodromo. 48 mezzi, tutte le carovane, tutte le squadre con il loro motorhome che arriveranno qua a San Francesco, come ha detto qualcuno prima, sarà un gran casino. Andiamo avanti. 24 televisioni internazionali, 86 televisioni locali, leggo solo così, ma 10 milioni e 400 mila spettatori coinvolti nell'evento, di cui vorrei sottolineare 1,3 milioni di spettatori sotto i 14 anni. Noi che siamo qua al Velodromo Francone di San Francesco, stiamo vedendo tantissimi ragazzini, per me è una novità, sono un neofita di questo sport, tantissimi ragazzini appassionati che vengono al velodromo a fare bicicletta. Per me esisteva il calcio, la pallavolo, mi hanno coinvolto, devo dire, esiste anche la bicicletta. E tantissimi ragazzini sono qui ad allenarsi, senza contare i vari campioni che sto conoscendo, che sono venuti e sono nati al velodromo. Tutti i numeri delle testate nazionali, quindi tutti i giornali, 234 testate nazionali. Scusa, è un dato importante quello che ci abbiamo, Maurizio, 2.300 persone che fanno parte della carrozzeria, atleti, accompagnatori, non pubblico, proprio solo gli addetti ai lavori, vuol dire un piccolo paese che ogni tappa si sposta, e quindi capite anche quello, comunque, anche i risvolti economici sul territorio, cosa vuol dire a livello di servizi e attività. Sì, mi era quello che dicevi te, cioè mi era sfuggito adesso prima di dirlo, ma mi era balzato agli occhi mentre preparavo le slide, due elicotteri, due aerei ponte. È veramente la carovana che segue il Giro d'Italia, è veramente imponente, non sono solo quelle squadre e quegli spettatori che si vedono per televisione, c'è una carovana dietro che è veramente enorme. Passo a Fulvio la valorizzazione invece economica del Giro d'Italia. Buonasera a tutti, allora entriamo un pochino più in dettaglio con i dati economici. Questi dati derivano da uno studio che l'IFIS ha fatto nel corso del Giro d'Italia 2023 per conto di RCS, che se ritorniamo a RCS l'hanno presentato al Festival dello Sport di Trento, e in particolare quello che balza subito all'occhio è quanto è stato valorizzato l'impatto economico del Giro d'Italia sul territorio, 2 miliardi di euro che è dato e suddiviso tra 600 milioni che sono i ritorni immediati dati dalla spesa dei turisti sportivi e le spese per il ciclo organizzativo, e ce lo vediamo in questa ulteriore slide dove si parla praticamente di 620 milioni, di cui 605 derivano dalle spese che i turisti che vengono a vedere il giro spendono effettivamente per partecipare alle tappe. In media, chi vive più giorni, la media è 2,4 tappe pro capite, ma chi fa più giorni solitamente fa fino a 5-6 giorni, 5-6 tappe si vede. Poi è chiaro che la media scende perché c'è anche molto turismo invece che fa solamente la,
visualizza solo la tappa, e quindi la media pro capite è più bassa, ma ci sono, c'è molto turismo anche più duraturo. E la spesa pro capite al giorno è stimata intorno ai 120-21 euro al giorno, che sale fino a 250 per chi pernotta, che poi scende a 95-90 euro per chi invece vede la tappa solamente nell'arco della giornata. Il dato che spicca è comunque che, ed è uno dei driver su cui puntare, è che sono 2,1 milioni gli spettatori che assistono in prima persona al giro nelle 21-22 tappe del giro, con un gruppo costituito da quasi 3 persone per ogni gruppo che partecipa alla, ogni famiglia diciamo che partecipa magari al giro. Da questi numeri si vede che il grosso delle attività, lo vediamo ancora meglio dopo, il grosso della spesa si concentra, lo vediamo da qua, sulla natura e lo svago, di cui una parte è cicloturismo, sulla partecipazione a eventi culturali o partecipazione magari a musei, a visitare musei e insomma, eventi sul territorio. E poi un'altra rilevanza molto particolare è quella enogastronomica, che è il nostro territorio, di cui il nostro territorio è un'eccellenza. Un altro dato, secondo me, molto rilevante è che 2,4 milioni saranno i turisti che visiteranno successivamente i luoghi dove è stato il giro, quindi i luoghi di tappa del giro. 618.000, circa il 30% degli spettatori dal vivo che ritornano, e 1,8 milioni invece sono gli spettatori che hanno visto alla televisione o tramite i media l'evento durante i 21-22 tappe. Qui c'è un po' una suddivisione invece tra tutte le attività suddivise per settore che vengono coinvolte, quindi andiamo da ovviamente ai produttori di biciclette a tutto quello che riguarda i trasporti, le agenzie di viaggi, i ristoranti, i locali, i musei, come dicevo prima, e i produttori locali. Quindi è veramente un evento che riguarda tutti, come dicevamo, quindi tutte le associazioni possono essere coinvolte e quindi possono beneficiarne. Ovviamente noi saremo una tappa di una località di partenza, Maurizio ne parlerà di nuovo meglio. La località di partenza, lo vediamo anche di qui, fanno venire, è una di quelle che fa venire voglia al turista di ritornare sul posto per vedere la zona, soprattutto ovviamente quello che è, in base anche come è stata presentata, no? Dovremmo essere noi bravi a fargli venire voglia di venire sul territorio a provare le nostre eccellenze a 360 gradi, quindi tutti i generi. E lascio la parola di nuovo a Maurizio. Sì, quindi per quanto riguarda proprio ricollegandomi, la partenza è un'opportunità, le associazioni sono una risorsa importante perché, come dicevamo prima, stavamo commentando, la festa non è la sola partenza, ma è tutti i giorni che precedono questo avvenimento. Quindi le associazioni devono far venire voglia e ansia di aspettare la partenza del Giro d'Italia. I numeri dicono che, a parte le tappe iconiche, che sono quelle famose dove i miti del ciclismo, i Pantani, i Bartali o i Coppi, eccetera, hanno scritto la storia del ciclismo, e quindi anche un neofita sa che queste
che questi eventi sono da vedere, e quindi si ferma davanti al televisore piuttosto che andare a vedere dal vivo se passa o organizza per andare a vedere queste tappe iconiche. Ma al secondo posto, nello studio di IFIS, c'è la partenza. Quindi la partenza è un'opportunità socio-economica importante di primo livello. Noi abbiamo fatto un paio di esempi, e poi magari passiamo la parola anche a Rivarolo, che ci racconta magari la sua esperienza brevemente. Noi abbiamo fatto un po' di casino con Borgo Franco, abbiamo fatto la Notte Rosa insieme a loro. Ci hanno riferito che più di 60 associazioni hanno aderito al comitato tappa. Infatti la festa era bellissima, c'era veramente tantissima gente, eravamo con la Proloco di San Francesco, direi che è stata una bella serata, un bel evento. Mi hanno riferito poi in questi giorni che loro hanno valorizzato il loro territorio, hanno valorizzato i balmetti, che sono dei frigo ante litteram, dove si conservava il cibo, costruiti all'interno della montagna, quindi molto caratteristici. Li hanno rinnovati, hanno creato una birreria caratteristica, vendono prodotti regionali della zona, e questo ci dicono che stanno vedendo pullman di gente che organizza gite ai balmetti. Non li conoscevo, sono conosciuti l'anno scorso. Sì, diciamo, è molto importante, perché senz'altro San Francesco non possiamo rapportarci con Torino, Venaria, ma neanche con la realtà di Rivarolo, che sono realtà più grosse. Borgo Franco è una realtà più piccola di quella di San Francesco, e quindi questo fa ben sperare. Comunque la lungimiranza e l'importanza del giro lo si vede in queste realtà qua paragonabili alle nostre. Quindi l'esempio di Maurizio di Borgo Franco, secondo me, per noi è molto importante e molto calzante. Durante la presentazione ufficiale del Giro d'Italia abbiamo assistito insieme al RCS alla presentazione di IFIS, in questa presentazione ha parlato il governatore dell'Abruzzo, dove ci ha raccontato con molto entusiasmo di quanto fosse contento di aver visto prima dello studio e di questa spinta mediatica che il Giro d'Italia sta fornendo, di aver fatto degli investimenti sul territorio, creando una pista ciclabile di circa 40 km, dove è stata corsa la cronometro, sui trabocchi. I trabocchi sono quelle strutture, vedete che così vestite di rosa, sono quelle strutture che servono per pescare con le reti a bordo sulla riva, senza l'utilizzo delle barche. Le hanno trasformati in bar, birrerie, ristoranti, queste pescherie, ed è diventato un polo turistico tale per cui ci raccontava con entusiasmo, sia per quello che per Roccaraso, di aver incrementato, numeri alla mano, il turismo tra il 20 e il 40% addirittura. Quindi gli investimenti lungimiranti sul territorio portano valore anche dopo il passaggio del Giro d'Italia. Okay. Questo era un po' quello che... E questo riassume che la città di tappa è un affare che gli esperti dicono si attesta intorno tra i 400 e i 600 mila euro. Aggiungo una cosa, che non sarà tappa, sarà la seconda, sarà la domenica, e una partenza, come dice Maurizio, in teoria anche a livello di numeri e di volano economico ha un risvolto molto positivo, e sarà anche iconica perché comunque la San Francesco Europa è collegata ai 25 anni dell'impresa di Pantani, col salto di catene dall'arrivo ad Europa, quindi abbiamo un po' tutto il panorama, è tutto a nostro favore, non possiamo sbagliare. Quindi. Io ringrazio i nostri amici che ci hanno aiutato a entrare. Molto interessanti.
Maurizio ha contribuito a rassicurarci tutti parlando della giusta ansia. A proposito di ansia, io vorrei chiedere il contributo di chi di l'ansia l'ha vissuta, a volte l'ha anche creata, ma questa è una questione nostra. Abbiamo il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagna, Adele Inghimo, assessore allo sport di Rivarolo. Ci volete raccontare un po' la vostra esperienza? Chi vuole la scelta? Strano che sia Alberto. Vi dico le cose belle. Certo, no, le cose brutte teniamo, perché già l'ansia, penso che qui la mettiamo in associazione, ce ne siamo giocati. L'ansia è una cosa che ti prende se non c'hai le spalle, no, vabbè, un'organizzazione, degli amici, un gruppo coeso che lavora. Allora ti prende l'ansia, ma quando si lavora in gruppo, come noi abbiamo fatto, che quando arriverò assieme agli amici, a voi, assieme al Velodromo Francone, l'ansia poi ti passa, ti viene preso. Quando hai creato il gruppo, il lavoro, vai sul sicuro, perché sai che, a parte che avevamo già avuto alcune esperienze precedenti, quindi nel 2022 è stato un pochino più facile. E poi anche il Velodromo Francone aveva già collaborato con noi nel 2014, ancora prima nel 2013 con la Regua di Ivrea, quindi avevamo già creato quel gruppo di lavoro e ti toglieva un po' l'ansia. E poi naturalmente il giro, l'avete appena detto, non che ripeto, sono tutte quelle cose lì, quelle cose belle, che anche noi a Rivarolo nel 2022 abbiamo avuto la partenza di domenica e quindi il mondo era a Rivarolo, per cui fortunati anche nel tempo che ci ha aiutato, mentre non è stato così fortunato Borgo Franco l'anno di quest'anno. Quindi tanta gente viene, bisogna organizzare in modo di far sì che questa gente che venga sia trattata bene, nel senso che i locali devono essere tutti aperti, organizzati, fatti in modo che la gente, se arriva in anticipo, sappia dove andare. Sono piccole cose che però bisogna mettere sul conto. Qua naturalmente è un pochino più facile perché il velodromo è già strutturato, per dire banalmente i bici chimici eccetera, magari qua sarà necessario metterne qualcuno, ma meno, perché c'è tutta una struttura che ti permette. Allora, bisogna organizzarla bene. L'organizzazione, naturalmente, l'esperienza conta e il velodromo ha tutto quello che può essere l'esperienza per fare le cose bene. Per quanto riguarda le associazioni, è importante coinvolgere, devono essere coinvolte non solo per quel giorno, ma per tutto quello che è da, direi, da gennaio in avanti, è l'avvicinamento al Giro d'Italia, a cominciare da quello che sarà, adesso non so quel giorno, ma ci sarà quella bella manifestazione che RCS organizza in tutta Italia, in cui si è la notte, in cui si illuminano tutti i monumenti, che è una sai già anche la data? Quindi la data è presto fatta un conto. Tutti i monumenti della tappa di arrivo e di partenza, un monumento che è qualunque, che la città viene colorato di rosa. E questo partecipa ad un concorso che RCS fa, e poi i migliori vengono pubblicati sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, e poi viene fatto una graduatoria, non so se viene dato anche un premio. Noi non siamo arrivati tra i primi, anche perché comunque avevamo dei concorrenti come Napoli, ma logicamente non è facile, il nostro l'abbiamo fatto. Quindi comincerà da questa cosa qua e poi sarà tutto un crescendo di eventi che naturalmente, se organizzati bene, se metti in calendario, è un avvicinamento importante al giro di tutto. Noi abbiamo fatto di tutto, quindi dalla biciclettata per i bambini alla cicloturistica per i grandi, dalle dalle numerose presentazioni di libri. Qua abbiamo anche uno scrittore che potrebbe essere d'aiuto, perché è uno scrittore di libri di ciclismo, da tanti altri eventi che naturalmente utilizzando, tra virgolette, facendo, coinvolgendo anche i bambini, i ragazzi delle scuole, perché a loro sicuramente il Giro d'Italia è un evento che piace, è un evento che vanno coinvolti. Già li coinvolgerà RCS, perché dedicato a loro farà tutta una serie di informazioni anche con la Polizia di Stato per le regole sulla strada, eccetera, saranno molto importanti, però anche altri eventi sono. Lascio la parola a Adele, che così mi parla dell'emozione sua come assessore allo sport. Perché mi era terrorizzato dal fatto che svelassi delle cose. No, sì, non spero niente, parlo solo del passato. Vai, Adele. Altissimo, cioè abbiamo provato nei brividi delle emozioni. E allora spoilerò io, no? Si è fermato in tempo. No, beh, ha già detto tutto il sindaco. Io non più tardi di ieri sera con Paolo Ghigio e Franco Bocco ho proprio voluto sottolineare il grandissimo rapporto di amicizia che ho avuto
la fortuna di costruire proprio partendo dal giro, e quindi quello che diceva prima il presidente è veramente prezioso. Si rinsaldano rapporti che già ci sono, e quindi immagino il vostro legame con il territorio e tra voi, quindi si scoprono delle sinergie tra associazioni che a volte non si immaginavano, e questo penso sia la parte più preziosa. Noi abbiamo lavorato tantissimo anche con la disabilità, abbiamo l'esperienza della Notte Rosa di cui avete parlato, è stata un'esperienza veramente travolgente, neanche sobria. non ci riuscivamo neanche a immaginare una presenza così alta, e poi il giorno della partenza, la domenica, penso che il momento più emozionante sia stato incrociare lo sguardo di Giacomino Martinetto, che aveva gli occhi lucidi quanto i miei, mentre il sindaco da trullo e garullo, tranquillo, come se fosse proprio a nuotare nella piscina di casa, e vedere la propria città, il proprio paese esplodere di rosa, di gioia, di sport, di valori sani e di sinergie e amicizie, penso che sia il regalo più grande. Quindi questo è l'augurio per voi, e tanto grazie, l'avete portato noi da voi, e speriamo di esservi di aiuto. Grazie. Io ringrazio soprattutto i nostri amici a Maurizio, che ci ha dato l'opportunità di far parlare ad Alta Eden, e in realtà l'ansia di cui parla adesso loro l'hanno mitigata molto, perché sono amministratori, quindi sanno come rigirare la frittata, ma soprattutto l'ansia di cui parla Maurizio, in realtà forse intendere più trepidazione, la gioia dell'attesa. Loro sono stati preziosi, perché al di là delle battute, del girare in positivo, ero sicuro che ci avrebbero messo un entusiasmo particolare nel raccontarlo, perché parliamo non soltanto di un sindaco molto esperto, di un giovane assessore, ma di due grandi appassionati di ciclismo, il nostro sindaco in particolare, il nostro, ormai io sono adesso parlo di Rivarolo. Ecco, è stato anche un ciclista, però ormai io vado qua, vivo dappertutto, ormai diciamo prima che lo conosci come un prezzemolo, non ci siamo noi, non ci siamo sempre. Quindi grazie agli amici di Rivarolo, alle associazioni, vista la trepidazione che ci sarà, allora io direi Monica Valente, vicepresidente del Loro Francone, ci racconterà, vi racconterà alcune cose. Spiegherà come ci avvicineremo in qualche modo insieme a voi al giro. Ci sarà da lavorare, ma vi assicuro che ci sarà da divertirsi anche molto. Una testimonianza ve l'hanno data i nostri amici di Rivarolo. Prego Monica. Ma allora, avete già detto un pochino tutto di tutto, e quindi diventa difficile. Quello che è la nostra, quello che abbiamo sempre fatto in questi anni è stata appunto quella di dare un'opportunità alle associazioni, in modo particolare quelle del paese. Devo dire che c'è un po' di emozione, perché non mi sembra ancora vero di poterlo fare per casa nostra, cioè l'abbiamo fatto ovunque, ma mai qui a San Francesco. Quindi non sembra ancora vero che sia effettivamente possibile questo, quindi daremo una opportunità a tutte le associazioni, in modo particolare quelle di San Francesco, quindi da adesso al prossimo incontro che avremo, che sarà il 12 di dicembre, dovete partorire idee, dovete farvi venire delle idee, qualsiasi cosa, cioè non c'entra niente che non sia prettamente bicicletta. Ma qualsiasi cosa faccia la vostra associazione, avete piacere di metterla in calendario, noi siamo a disposizione. Quindi, che può essere una mostra, che può essere un torneo, che può essere una biciclettata, una qualsiasi cosa, pensateci e fatecelo sapere. Noi ci rivedremo, ma avremo modo poi di comunicarvelo, il 12 di dicembre. Coinvolgeremo le scuole, quindi anche perché c'è un progetto di cui ne parlerà Pietro, ti lascio qualcosa perché qui hanno detto di tutto, se no lo saremo solo per i saluti, tutto. E quindi ecco questo, cioè pensate, tanto qualsiasi cosa, ovviamente tutto in rosa, quindi
io ho un armadio di antirosa dal 2014 adesso, quindi posso di nuovo utilizzarlo. E niente, non posso che dirvi che è veramente una emozione tutto questo, perché è veramente l'apice di un lavoro fatto in tutti questi anni, e non mi sembra ancora possibile che sia vero, però sa così. Grazie mille. Sì, 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 sto proprio su di ansia, perché il nostro presidente soffre di ansia. Il presidente è crescendo. Allora, aggiungo una cosa a ciò che ha detto giustamente Monica. Sì, voi pensate perché l'apporto di tutti sarà determinante, ma attenzione, vale anche ciò che già c'è. Nel senso che tutte le vostre iniziative che organizzate durante l'anno, che scandiscono la vita dell'anno e che solitamente sono i programmi in primavera, potranno essere griffati Giro d'Italia, quindi creeremo un grande cartellone per cui, al di là del contributo che vorrete eventualmente darci pensando a manifestazioni particolari, come diceva adesso Monica, però in realtà noi comunicheremo tutte le vostre manifestazioni nell'ambito del grande cartellone del Giro d'Italia. Quindi il torneo che viene fatto in primavera può essere griffato Giro d'Italia, mi riferisco all'Ardor, o qualunque altra associazione faccia qualcosa, rientra nel grande calderone del Giro d'Italia. Aggiungo una cosa, tutto il pre, ma come dicevamo prima, anche il post tappa, quindi non solo gli eventi che saranno, gli eventi devono per forza essere precedenti al 4, 5 maggio, quando ci sarà il 5 maggio che ci sarà la tappa, ma anche gli eventi successivi saranno, come diceva Andrea, griffati, mi piace come cosa, all'interno del Giro, quindi anche se ci fossero eventi maggio, giugno, possono tranquillamente rientrare negli eventi, nei grandi eventi del Giro d'Italia. Sì, cioè più riusciremo a lavorare insieme, più ci porterete delle idee, più verrà bello il Giro, ma a prescindere da questo, il Giro porta comunque valore già alle associazioni, già così, perché se un'associazione non si sente di organizzare qualcosa di specifico, beh, entri comunque nel circuito, perché beneficerà di un forte ritorno di immagine, ve l'assicuro, sono del mestiere, quindi il Giro d'Italia porta tantissimo. Tantissime immagini, forse anche la piccola associazione locale che promuove un'associazione, ma se la griffa Giro d'Italia, vi assicuro che cambia molto, gli amici di Levorolo ce lo possono confermare. Allora, abbiamo fatto prima una breve storia, io ho spoilerato la presenza della terza generazione, Carlo Martinetto è stato il papà del velodromo, Giacomino Martinetto lo ha fatto crescere, lo ha reso grande, adesso ti ha passato il testimone Davide, però qui c'è la terza generazione, Pietro Martinetto. E mi sembra, visto che la terza generazione è più giovane di tutti, parliamo delle scuole, coinvolgiamo la professoressa Ghione, cosa dici Pietro? Raccontaci un po' cosa hai pensato per la scuola. Sì, allora appunto io faccio un pochettino più quest'ultimo pezzo rispetto all'ambito giovanile, che è un pochettino più ambito d'elezione, visto che Maurizio diceva non sa tanto di ciclismo, io meno di zero, pur avendo familiarità però... Noi dobbiamo dire proprio tutto, penso e credo fermamente che il velodromo possa essere e possa fare un pochettino da trade union, un po' da legame tanto tra le associazioni, come è stato detto, quanto soprattutto più effettivamente tra i giovani, che è quello che si sta verificando qui al velodromo da ormai 3 anni con il centro estivo che organizziamo. Nello specifico, ovviamente, con il Giro d'Italia deve essere un giro, una festa per tutta la popolazione, in particolar modo per i giovani, per i bambini, che possono viverla sicuramente in maniera diretta, in maniera ancora diversa rispetto agli adulti. Si diceva la vera partenza di tutte le attività, di tutte le iniziative può essere considerata quella dei 100 giorni alla grande partenza. Noi partiamo già un pochettino prima, anticipando quello che può essere questa iniziativa legata alle scuole. Il Giro d'Italia, in particolare la seconda tappa di questo Giro d'Italia, ha bisogno di un'immagine, di un logo, e quindi abbiamo ipotizzato, e appunto chiediamo un pochettino l'aiuto dei nostri giovani del territorio, tanto delle elementari quanto delle medie, per creare un pochettino questa immagine, per creare un logo che possa essere utilizzato come immagine di copertina per tutte quelle che poi saranno effettivamente le iniziative da questa accensione rosa. Quindi largo alla fantasia, largo ai giovani, e speriamo possa essere sentita questa partecipazione.
Ok, diciamo aggiungo. Grazie Pietro. Lo diremo dopo, aggiungiamo che appunto c'è un'iniziativa specifica organizzata proprio per i ragazzi di cui poi magari cominceremo a darvi documentazione, ma poi lo stesso Pietro ci spiegherà meglio andando avanti che cosa faremo. Sì, diciamo che è stata imbastita in questi giorni, quindi poi anche giustamente al comune, al paese, stiamo iniziando a imbastire tutto questo discorso. Ma io direi che a questo punto abbiamo terminato.